Marcio Santos per questo attacco indietro per cercare un tiro di Di Mauro. Di Agostino ha battuto la punizione, la prima a Carnasciali, adesso a Cois. Esce molto bene Cannavaro che ha anticipato il temibile Battistuta. Poi la respinta di piede di Toldo. Il bel intervento ancora di Cannavaro da B. Mentre c'è questo lancio per Battistuta, c'è Cannavaro che giunge sulla sinistra Sottil, che lo prolunga subito Pagliano. Esce fulmineamente, molto bene, dalla propria area di rigore Cannavaro. Difesa con Malusci. Poi c'è il lancio ancora di Rui Costa. Corrono Battistuta e Cannavaro. È in vantaggio Cannavaro, il passaggio indietro obbliga. Il lancio è verso Battistuta, sul quale, vedete, si precipita ancora Cannavaro, che riesce a deviargli un insidioso cross verso l'area di rigore. Anche per la Fiorentina è il più interessante Cannavaro Battistuta. Calcio d'angolo all'indietro, Rui Costa in avanti, esce, taglia la tela, era preoccupato anche di trovarsi in fuorigioco, quindi si perde l'azione, la riporta ancora in avanti il Napoli. Cois nei confronti di Battistuta, fermato bene da Cannavaro. Usci, dopo che sulla esecuzione della punizione un giocatore del Napoli si era trovato. Colpo di testa di Cannavaro. Battistuta, tenuto sempre da Cannavaro. Costa ha fermato il calcio d'angolo, poi tenta di lanciare subito Battistuta. L'azione volante di contropiede, non riesce. Difensivo del Napoli. Rilancio, è Rui Costa. Cannavaro di testa, poi di testa sempre. Malusci alle sue spalle, però ribatte bene Marcio Santos. Cannavaro e Battistuta, alla meglio Cannavaro, che ottiene anche il fallo laterale, perché mi sembra che per ultimo abbia, no, il fallo laterale è assegnato alla Fiorentina. Ci sono due carboni in questo momento in campo, Benito con il numero 10 del Napoli e Angelo. Di Mauro, Battistuta che arriva dalla destra, Battistuta non passa la guardia di Cannavaro che gli impedisce il cross, anche se concede alla Fiorentina il quarto tiro del calcio d'angolo contro gli 8. Mentre per la Fiorentina c'è stato il lancio in avanti di Carnasciali, contenuto da Pari. Poi Cannavaro, preoccupato dalla vicinanza di Battistuta, mette. Anche Flachi ha avuto un passaggio brevissimo. Fermato molto bene il Battistuta. Palla ancora per Di Mauro, gli ha impedito il tiro Cannavaro, che ha dovuto